L'Osservatorio Astronomico del Celado è stato voluto da me assieme ad alcuni amici nel 2000. È stato progettato nel 2002 con la convinzione che entro il 2005 doveva essere costruito. In realtà ci sono voluti altri 5 anni. Il telescopio è stato costruito da Philip Keller della Astrooptic ed è gemello di quello di Bolzano, cioè ha uno specchio di 80 cm di diametro. La differenza fondamentale è che qui ci sono sei fuochi Newton ai quali si accede mediante la rotazione del secondario. Il telescopio è gestito molto bene da un programma fatto dallo stesso costruttore e si muove senza periodismo e con grande precisione perché ci sono degli encoder Eidenine con la precisione intrinseca di circa mezzo micrometro e estrapolata di circa 0,1 micrometri. Quindi questo significa che c'è circa una precisione di un decimo di secondo d'arco. Perciò il telescopio si regola automaticamente la velocità meccanicamente, se vede che va troppo veloce rallenta e viceversa. Quindi non c'è bisogno di autoguida, abbiamo già sperimentato che le pause anche di 5-10 minuti sono perfette. La focale è 3,20 m, dei sei fuochi, quattro sono occupati, una da uno spettrografo L-IRIS terzo, una da una camera ST10 della SBIG con il sensore XME, una camera planetaria semplicemente costituita da una webcam Vesta con una lente di barlo della Teleview che moltiplica per 3 volte. E infine un gioiello che è la VATEC 120N, che ci dà molte soddisfazioni nelle osservazioni pubbliche, perché la gente a osservare o attraverso questo che vedete un oculare o l'altro che teniamo liberi per le osservazioni visuali, la gente ha sempre difficoltà a vedere soprattutto gli oggetti nebulari. Ieri sera ho mostrato per esempio qui M8 e si intravedeva un po' di nebulosità. Ma al monitor con la VATEC la luminosità di M8 della laguna è venuta fuori strepitosa. Vi faccio vedere come lo specchio è protetto da un portellone che si apre al momento dell'osservazione. Dopodiché il telescopio va sugli oggetti che si desidera osservare semplicemente scegliendoli da un catalogo o mettendo in comunicazione il telescopio con il programma The Sky. L'osservatorio, tutta la struttura che vedete, è di proprietà del comune di Castello Tesino, che l'ha voluta su mio suggerimento e che ha messo il 20% del costo. L'80% è stato dato dalla provincia di Trento nell'ambito dei patti territoriali Tesino e Vanoi. La gestione è data all'associazione di cui io faccio parte, che ho presieduto fino a questo marzo. Da marzo sono diventato il direttore di questo osservatorio e l'associazione prosegue la sua gestione. L'associazione si chiama Unione Astrofili Tesino e Valsugana. Vi aspettiamo che parta. Sì, allora adesso vi mostro come si muove il secondario. Il secondario, quando viene comandato, ruota nella direzione più vicina al suo destino. Adesso lo vedete ruotare in senso antiorario, ma può ruotare anche in senso orario per avvicinarsi il più rapidamente possibile al fuoco su cui è indirizzato. Ecco, tutti i movimenti sono accelerati o decelerati con delle rampe molto delicate. Anche in questo caso il puntamento del secondario è migliore di 6 primi d'arco, assicurando quindi che non viene introdotta coma da un eventuale piccolo errore nel disassamento, nell'allineamento fra l'asse del secondario e l'asse del portaoculare.